Ciao a tutti ragazzi, io sono Negromante e oggi siamo tornati su Batman Arkham Asylum. Vi siete persi la visuale panoramica, ma ve la rifaccio io. Boom! Ah, lì c'è qualcosa che non possiamo visitare. Qui c'è un tizio. Lì c'è il giardino botanico, mi sembra. Vabbè, questa è la residenza Arkham e poi non so che cazzo altro c'è. Qui sotto è tutto pieno di amici. Inizialmente, poi beh vedremo. Waka waka a caso sto campando, basta che lento che scende. Ok, allora c'è solo un modo per ballare waka 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 waka. No, ho sbagliato tasto, lol. Waka 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 shan shamina basta cazzeggiare. Allora, mappa, mappina, mappetta, che cazzo devo fare? Non so dove andare, non so il mio obiettivo. Cosa faccio? Parlo come una guardia a casa. Ah, fra l'altro non si sente un cazzo, scusate. È perché avevo abbassato. E così i matti girano liberamente. Adesso si sente. Avete bisogno di aiuto? Sta minchia. Ci serve aiuto prima. Sì, ma io non so dove cavolo devo andare. Ah, io sono uscito. Salve, sì, grazie al cazzo. Sapevo, sai che dovevo andare a salvare il commissario Gordon. Dove cazzo è il commissario Gordon? Questo Batman, sei uscito? Che cosa succede là dentro? Ti hanno detto di venire qui, ma poi le radio si sono spente. Continuano a trasmettere questa musichetta. Joker ha preso il controllo dell'isola. È stato lui a fare qua. Ah, spesso questo. mi ricordo quello che Come ha fatto a uscire? Voglio dire, con te e... Una guardia di Arkham, Frank Bowles, li ha traditi. Ha fatto uscire Joker, che a sua volta, quando non ne ha avuto più bisogno, l'ha ucciso. Bella riconoscenza. Hai bisogno di aiuto? Chi No, voi restate qui al sicuro. Se ho bisogno, so dove trovarvi. No, in realtà è che io sono solitario. Allora, mi ricordo un po' dove... Ecco, là devo andare. Attenzione, allarme sensore Batmobile. Oracle, disattiva il sistema di contromisure della Batmobile. Ho visto la parte. Che cosa succede? Dove ti trovi? All'esterno della residenza di Arkham. Deve essere stata Harley Quinn a far scattare l'allarme. Se Gordon è ancora con lei, potrebbe... Guarda che mi fermano l'auto! Io c'ho la polizza sugli auto, muoviti! Provate a spaccarmi l'auto e mi pagate tutto. Intensive trattamento intensivo. LOL. Stavo andando nella direzione giusta, sai. So come funziona. Ah, questo qua parla con i morti. Non posso crederci. Hanno ucciso Jackson. Non so chi cazzo era. Restate con il vostro collega, ci penso io a mettere fine a questa Sì, ma io storia. non so chi è Jackson, come faccio a essere triste per la morte di un tizio a caso e lancio Sono batta. 5 anni che lavoriamo su questa isola. E chi se ne frega, non posso entrare. Chi ti ha chiesto niente di quando lavorate? Ah, io farò una cosa di questo tipo. Anarcotizzo la gente col che? Ancora. Sono cattivo perché anarcotizzo la gente, basta. E mentre andiamo a vedere cosa è successo alla Batmobile, waka, fa culo, waka waka waka, sham sham, guardate come sembrano delle scimmie, uga uga, uga uga uga, uga, doppiatura, cioè, vabbè, avete capito, basta, uga 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 uga, uga 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 uga, vogliamo, waka waka, Sham sham waka waka se mi sparano i copyright. Cazzo. Vabbè, sto cantando io, credo che non sia copyright. Waka waka sham sham waka Batman fai a fare in cucuzza. Ok, proteggi la Batmobile, è stato molto difficile. Adesso troveremo il coso esplosivo. No, lo sapevo già. E adesso ecco a voi il jet explosivo. Ve lo faccio vedere subito. Harley ha distrutto la macchina. Allora. Se
Sembra ci sia stata una zuffata. Qui sopra c'è... Per lustrare la zona intorno alla Batmobile potrebbe esserci un indizio che mi indichi dove ha portato Gordon. Io lo metto, ne ho tre. Posso mettere le tre in diversi modi. Mi conduca da Gordon. Easy. Raccogli... Anche se non lo faccio. Allora, cosa devo fare? Devo trovare degli indizi. Che calma. Ah, infatti mi aveva detto che c'era roba. Ah, t'ho fregato. Che palle, però. Ok. Allora. Questa è la prima di Gordon. Gliel'ha regalata Barbara. Non l'avrebbe mai dimenticata in giro. Wild Country, il tabacco preferito di Gordon. Adesso narcotizzeremo la gente con il tabacco. Una pista da seguire. Guardate, ho un cerchio nel cuore. Oracle, ho trovato una pipa. Alle iniziali di tuo padre incise sopra. Ma tu come ti quella porta di informe chiusa? Esatto. Mi ha voluto lasciare una pista. È vivo, Barbara. È vivo? Le porte ma di che cazzo se ne frega? Sono costretto a girare intorno. Infatti. Spero di ritrovare la pista di Gordon dall'altra parte. Sì, devo girare intorno, allora ve lo dico subito, io qui mi sono perso tante volte. Guarda, non devo andare. Niente tabacco nemmeno qui. Guarda, ma aspetta, no, c'è qualcosa. Devo andare a cercarlo. C'è una porta. Due porta, quella porta. No, aspetta intanto. Vabbè, questa porta dentro. Provo a fare sto giro qui. Allora, sto giro qui mi devo girare per di qua, andare dritto finché non trovo un tunnellino, ponzi, trovo, cioè il tunnello che mi ha detto. Devo smetterla perché l'unica cosa che devo cantare è Waka Waka, ciao ciao, na, Waka Waka. Non rilevo tracce di tabacco. Lo so, dovrò voglio tornare sui miei passi per trovare la pista. Devo fare il giro. L'hai detto pure. Non ce ne frega, sta zitto. Se poi vi interessa sentire i, come si chiamano, le varie robe audio, ditemi. Vi faccio uno speciale su tutte le robe audio, dove trovarle e cose così. È la traduzione, spero. Guarda come mi perde. No, ho sbagliato cazzo, ho sbagliato strada. Io vorrei trovare la strada mia. Sapete cos'è una strada? Grazie, ciao, domani. Certo che l'hai trovata semplice. Allora, ci dovrebbe essere una porta che porta. Porta che porta. Basta. Cioè dai, vabbè, qua si va da Batcaverna. Batcaverna sull'isola di Arkham. Ma come è possibile? Sì, è così, non rompere il cazzo. Cioè non è la vera Batcaverna, è una mini Batcaverna costruita alla minchia. A caso. Perché ha detto che per sicurezza voleva fare una Batcaverna. Non lo so da qui io. Lol, sono fatto la strada giusta? No, non ho fatto la strada giusta. Non so dove. Ah ok, ho capito dove sono. Che balle, non so come fare. Sì, io. Ma vaffanculo. Ecco, questo sarà l'episodio più noioso della storia. E non posso neanche fare tagli perché non ho ancora programmi o robe alla cazzo di cane. Voglio fare un giro. Sono un coglione. Perché mi dice che c'è una porta accanto alla porta. Dico troppe volte porta. Perché tipo mi dice che lì c'è una porta. No. Quel muro sembra abbastanza leggero, posso usare il gel esplosivo. Sono un verito coglione, come perdere 10 minuti, almeno 5. O forse 10, non lo so. Perché io, ragazzi, c'ho accanto la telecamera che filma, no? Però non c'ho voglia di contare quanto manca. Sono pigro. Non so. Ah, ce l'avevo la visuale, sono coglione io. Zad, conto, sì, non sapete chi è Zad? Non lo sapete? Allora sono cazzi vostri. Vabbè, questo spiego. È quello del. Quello dell'inizio che usa da. Come il cazzo si chiama? La sedia elettrica. Beh, qua c'è gente che sta costruendo la faccia di Joker.
Ore. Guarda, se l'altro non mi nota c'ho un culo assurdo. Ho un culo assurdo. E dovremmo entrare lì alla fine. Nel finale. Alla fine nel finale. Cazzo, cioè è una roba fine finale. Allora. 8. Quello era un 8, un 6. 1, 2, 3, 4. Quello è morto. Ah no, è una guardia, allora. Guarda che culo. Sì, è una guardia. Sono spaventato. Ti proteggo io, figlio di puttana. I matti stanno avvicinandosi al centro medico. Chi sei, fai? Sto cercando di assumere il controllo dell'isola un pezzo alla volta. A quanto pare il centro medico è il prossimo bersaglio. È uscito qualcuno dall'edificio. Cioè, se siamo già al centro medico, siamo già una buona parte del gioco. Prendendo e buttato in acqua. Non ha potuto fare niente. Tu aspetta qui, torna subito. Cercherò di finire il prima possibile, visto che ce ne sono tre da fare, quindi. Stessa cosa con Assassin's Creed, cercheremo di finire il prima possibile dal primo fino a Revelations e poi faremo con molta calma e anche con molto cazzeggio il terzo e il quarto, soprattutto il quarto. Vediamo se riesco a fare una cosa da pro, una cosa del tipo, no, sti cazzi. Ma chi se... cioè, prendetelo, mi sto annoiando, ma fanculo. Waka waka shami shami na waka waka Ma mi dite che mi dicono qualcosa del copyright sulla musica se la canto semplicemente? Spero di no, cazzo. Devi morire, figlio di una puttana, muori figlio di troia. Bravo, adesso tipo, se mi ricordo bene, la porta davanti avremo tutto elettrificato con Harley Quinn e il commissario, sì, infatti, con il commissario. Ehi, levati Batman, adesso tocca a me. Che dov'è il coso? Aia. Non vuoi saperlo? Sono qui. Zitto. Aia. Lì c'è una bobina. Scusa, biscottino, non arrabbiarti con me. Meglio ricordarmi. Ecco ragazzi, così sapete, la prossima volta che avete il coso per disattivare i cancelli elettrici, anche se qui non vedo che disattivare. Eccolo. Qua c'è una bobina. Sì, lo so, devo salire sul tetto, piedi puttana. Da questo cancello non... Sì, lo so, non serve che ripeti, coglione. Allora. Ragazzi, ma a volte mi incazzo con i videogiochi. È normale. Almeno per me è normale, poi non so. Ci sarà un paio di persone che si incazzano con i videogiochi. Cioè, non è che mi fanno incazzare. È che se non va bene, come dico io, mi incazzo. Cioè, ovvio. Stop motion. Okay. Stop motion, per chi non lo sapesse, cosa, come si chiama. Mi rallenti. Quando tutto va lento. Capito? Per gli impediti lo spiego. No, è scherzo, lo spiego, magari c'è gente che non sa. Ma fa culo, non mi troverete mai. Io sono non Batman, uno che balla waka waka e narcotizza la gente col fumo. Adesso però mi viene in mente, come scrivo waka waka? Cioè so che c'è una K e che c'è una W. Forse W-A-K-A. Non mi è utile in questo momento. Cioè non posso sconfiggere i pazzi con scrivendogli waka waka. No, col cazzo che mi butto, poi non torno più su. Guardo di qua invece. Che mi sa che mi porta al trofeo. Sì, infatti. Vabbè, dai, lo prendo così spreco un po' di tempo, anche se di tempo non è che vorrei sprecare, però. Cazzi tuoi. Che cazzo fai? Oh! Prendi il trofeo. Va. Questa era una delle più facili. Sì, lo dici sempre. Poi te ne infilo su per il culo. Per i culi. Ti infilo i trofei su per il culo. Perché sei un rompibala. Cioè, senza offesa, però. Cioè, ti amo io. Sei un personaggio che adoro. Però, quanti nemici 5? Vabbè, easy. Questo tipo l'ho fatto 30 volte. L'ho fatto anche in modalità sfida.
Perché gli servono i dottori? Devo salvarli. La cura del dottore? Na 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 na. I dottori servono per curare la gente. Secondo me i dottori servono per curare la gente che balla waka waka. E comunque morirai. Oh mio Dio! Come cazzo faremo? Ecco, adesso... No, non ce l'ho fatta. Volevo farvi vedere quello che ho acquistato. Il potenziamento che ho acquistato nel precedente episodio. Ve lo faccio vedere appena posso. Comunque, per chi non avesse capito, adesso queste sono stanze predatore. Perché si chiamano predatore. Vabbè, quelle che devi fare stealth. Ecco. Perché predatore? Chiamiamole come cazzo si chiamano? Stanze in cui devi fare le cose stealth. Allora, 1, 2, 3, 4. Volevo farvi vedere sta mossa, però. Che male. Questa qua. Sclero. Posso uccidere. Passami qui sotto. Se non fosse in 4, guarda. Sarei venuto dietro e avrei stuprato. Molto volentieri. No, scherzavo, ti voglio bene, venimi sotto. Che brutta cosa da dire. No, da nuovo fanculo. Aspetta. Oh, se viene qua sotto potrei fare una cosa del tipo. Mettere l'esplosivo. E poi... Arriverà la gente perché c'è un rumore. Chiamata per il dottor Batman. C'è il dottor Batman nella stanza? No, sto in pensione. Ecco, adesso arriverà sto qui. Adesso vi farò vedere la mossa se ce la faccio. In fretta, in fretta. Forza, vieni, coglione. Oddio, ha trovato qualcuno da questa parte. Sì, questa è la mossa. Ehi, giù le mani. Lo prende e poi lo lancia con un cavo. E rimane là. E poi si può anche togliere il cavo, così ne puoi mettere già un altro pronto. Per esempio, se adesso uno di questi due viene qua sotto, posso già prendere. Chi è che tu sei? Ah sì, è vero, ci sono i medici. Ma diamo un'occhiata. Che cazzo fa? Diamo un'occhiata ai medici. C'è un tizio strano. Un tizio strano. Quello non sembra neanche un medico. Questo è strano. Vediamo se... Ok, ho cliccato il tasto giusto stavolta. Però ho lanciato un batarang alla cazzo di cane. Sti cazzi che mi prendo. Potrebbe arrivare da un punto qualsiasi. Non so dove è andato. È là sopra, da qualche parte. No, non sono là sopra. Sono accanto a te. Coglione. Sì, un pugno nelle palle invece che nella testa. È un dottore in casa? Sì, il dottore di Waka Waka. No. Ma dovrei liberare questi medici. Waka Waka è... Adesso sei al sicuro. Mi sa che sto qui. Ho fatto una merda, però. Posso parlare con qualcuno? Oh, non so cosa sia successo. Stavamo facendo le ronde serali quando alcuni uomini armati hanno fatto irruzione nella stanza e ci hanno catturato. C'era qualcuno con loro? Sì, tu bene. Qualcuno in ascensore, ma non so chi sia. È chiaro che non volevano essere seguiti. L'ascensore è stato disattivato. Guarda, wow, correte pericoli. Allora, tutto bene. Scusate, ragazzi. Abbiamo sentito degli spari. Potrebbero essere. Ci sta bene quando mai. Oh no, dimenticavo. Cioè, quando mangio che tipo 4-5 ore fa. È andato in chirurgia. E la dottoressa. Scusate, no, veramente, scusate. Ok, restate qui, vado a cercare gli altri dottori. Però è stato epico. C'era il momento in cui parlavano, silenzio. Questo era finto. Allora, lì c'è un dottore. Ah, ok, ho capito. Me ne ricordo. Non so come uscire da sta stanza. Ok, adesso ho capito, me ne ricordo. Ci dovrebbe essere una porta da qualche parte. Ah, ta. Raccogli? Me lo ricordavo, allora ragazzi. Primo colloquio.
il colloquio con l'enigmista è entrato nel centro medico da dove ci sono. Qua. Capito? Hai capito tu? Bene, bravo. E ora spacchiamo il vetro. Ho detto, spacchiamo il vetro. Facciamo i vandali. Che palle! Spostati il vetro di merda. Adesso dovrei scendere da qua, mi sa. Sì, infatti, sono un pro. Comunque, cosa che mi sa che non sapevate, si può andare su qui sotto. Spiego. C'è gente che non sa, lo ripeto. Brutto. Ma che cazzo? Ho visto io o questo era in piedi? Gente che appare alla... alla cazzo. Andiamo prima di qua. Io ho scorreggiato, ma non mi interessa niente di nessuno. Voi non l'hanno usato. Ok? Voi non l'hanno usato e non ve ne accorgete. Spero che sia i vivi dei morquiti, perché non ho voglia di fare roba. Sì, lei operare quattro volte. So che ce n'è. Parlate male delle signore. Ma andate a fanculo. Non sono mica tutte puttane. Coglione. Corteggiamo le donne. Perché io sono Batman. E ballo waka waka. Ho tipo 5 minuti. Ok, ragazzi, imparate. La mia telecamera ha un massimo di 26 minuti e 41 44 secondi. Cose così. Ecco, dopo di quello non va più avanti. Ah, ok, quello facile è facile. Perché? Io ho fatto esattamente quello che mi hai chiesto. No, non l'ho fatto. Pensi che mi importi? Smettila di piagnucolare e ascolta. Se qualcuno si avvicina a te senza il permesso di Joker, ho l'ordine di ucciderti a distanza. Posso superarti però, anche se non posso. Io ho perso il capo e il controllo totale. La pianifica tutto con precisione militare. Amici dentro e... Cioè, questo parla... Mi rendo conto. È tutto, tutto pianificato, non succede un cazzo. Sei pronto? Mi piacerebbe sapere perché hai scelto. Ah, Joker ha stato il mio nome, mi permette di... Fucili che volano. No, per favore, no, no. Sono stato io? Coglione. Per favore, no. Attenzione perfetta. Potenziamento. Ah, allora, appena avremo degli iscritti, e non credo in questo gioco, cioè non credo che lo farò in questo gioco, mi dite voi quali potenziamenti. Questo che mi dà più vita, cioè mi dà anche più resistenza, così. Ecco, vedete, mi si è aggiunta una barretta di vita. Che cosa succede? Parlava che sei una troia che voglio scopare. Cioè, è vero che è Joker ha preso il controllo del manicomio. Purtroppo sì, ma non per morte. Agli occhi azzurri. Sono mesi che studio il caso di Joker. Dall'ultima fuga il direttore ha detto chiaramente che lo voleva curare. La pubblicità negativa influisce sulla campagna elettorale. Questa perché parlate di pubblicità? Waka waka. Dimenticarmelo. Hanno detto che si sarebbero spostati all'interno del centro per dare la caccia agli altri dottori. Non si preoccupi. Adesso che lei è al sicuro posso andare a controllare le altre stanze. Aspetti qui. È troppo pericoloso uscire. È troppo pericoloso. Perché potrebbero infilargli un... andiamo. Ci sono altri medici che hanno bisogno di aiuto. Non l'avrei mai detto, guarda. Lo so a memoria sto gioco. Muoviti, papà. Allora, non l'ho notato. Vabbè, distruggiamo, chi se ne frega. Allora, ragazzi, ti dà experience. Come sta bene. Cerco di arrivare a un'altra stanza del dottore e poi mi sa che sì. Cioè, ho 3 minuti, non credo che riesco a fare una roba di 3 minuti. Dipende anche da che dottore devo salvare. Cioè, ce ne sono 2. Uno me lo ricordo sempre a memoria, l'altro non mi ricordo. Di là c'è notizia, quindi andiamo di qua. Non andiamo in nessun nemici. C'ho voglia di... Ah no, non c'era un cazzo. Perché porta... cioè... è uno per saltare la strada, ho fatto la strada per niente. Ecco, ho sbagliato strada. Non posso lasciarlo morire. No, è quello lungo. Che devo combattere. Non posso lasciarlo morire. Ma che cazzo se ne frega? Non parli, adesso è al sicuro. No, tutti cinesi qua. Lo so. Ma dottoressa Yang, questo cinese. Sì, muoviti, non fare video lunghi 3 ore. Non siamo su YouTube. Ok, spero che sia una cosa che faccio voi. Waka waka
Shami. Kawaka. Non avete sentito, spero. Questo era più basso. Non era un rutto. Neanche questo era un rutto. Spero che non sentiate, veramente. Aia, ma che cazzo? Oh! Sì, vabbè, quanta gente c'è, vabbè. Dai. Dai che devo fare tutto in tipo un minuto e 25 secondi. Ma cosa urli? Cosa stai facendo il muro? Questo si scopa il muro? Wappa Gagnam Style! Come ha fatto a parlare mentre lo uccide? Non lo voglio sapere. Cercato di dirtelo, ma non riuscivo a parlare. Tranquillo, adesso sei al sicuro. Posso gestire questi due delinquenti. Ok, ragazzi, allora noi ci vediamo al... Cazzo, è sangue. Devo iniettarti del sangue. Osserviamo quello che fa. Adesso fa... Allora, ragazzi, voi non guardate, questo lo possiamo fare solo gli adulti. Ok, basta. Io vi saluto, ragazzi. Ci vediamo al prossimo episodio in cui libereremo un altro medico e poi non mi ricordo, perché io mi ricordo strada facendo. Quindi trovo una posizione figa. Cazzo. Lol, posso salire? C'è roba? Sì, però mi serve. C'è un po' però mi serve il coso.